Oggi continuiamo a parlare di Giustiniano e in particolare della guerra greco-gotica. Non si legge bene, ma il sottotitolo è Alla riconquista di Roma. Giustiniano voleva rinnovare l'impero. Addirittura aveva l'obiettivo di riunificarlo e riportarlo alla grandezza di una volta. In Italia, dopo la formazione del regno dei Goti, Teodorico era morto. Questo è il suo mausoleo, la sua tomba, nel 526. Atalarico, suo successore, era troppo piccolo per governare da solo e Amalasunta, hanno dei nomi meravigliosi goti, era diventata reggente dal 526 al 534. Amalasunta inizia a accordarsi con Giustiniano per cedere, non avrebbe conquistato l'Italia, l'avrebbe comprata da Amalasunta. Il problema è che Teodato, re goto dal 534 al 536, si accorge di quello che ha in mente di fare Amalasunta. La prende, la manda in esilio, dove morirà, sembra per mano di emissari di Teodato, e questa possibilità di riconquistare l'Italia senza colpo ferire decade. Nel 533 il generale Belisario invade il regno dei Vandali e lo conquista. I Vandali, che erano stati per circa un secolo nel Nord Africa, spariscono dalla storia. Non si sente più parlare dei Vandali. Nel 535 un esercito di 10.000 uomini al comando di Belisario invade la Sicilia, conquista la Sicilia, passa l'inverno in Sicilia, dopodiché l'esercito e il generale risalgono l'Italia alla volta di Roma. Nell'immagine vi faccio vedere quello che è l'antenato del lanciafiamme, è il fuoco greco. I greci avevano delle armi molto avanzate, in particolare avevano questo fuoco, questa specie di condotto che riuscivano a spruzzare del liquido infiammabile contro le altre navi, un liquido che non si spegneva con l'acqua, probabilmente era a base di idrocarburi, di bitume. Nel 552, con la battaglia di Gualdo Tadino, finisce la guerra greco-gotica. La guerra greco-gotica portò alla riconquista dell'Italia, che si assommò alla riconquista del nord dell'Africa e di parte della penisola iberica. Il nord Europa era perduto per sempre. Uno può pensare che questa guerra sia stata una cosa positiva perché ha cacciato i Goti. No, fu un disastro totale. Per le genti italiane ormai abituate da quasi un secolo a vivere lì con i Goti, i bizantini erano invasori, oltretutto parlavano greco, mentre invece i Goti molto spesso parlavano una lingua sì comprensibile. Alcuni parlavano latino. Ormai si stavano creando delle forme impoverite di latino. Questi bizantini non erano più visti come romani, erano stranieri e si comportarono nell'Italia come stranieri. Lo scrittore bizantino Procopio di Cesarea parla proprio della situazione dell'Italia alla fine della guerra greco-gotica. Un vero e proprio disastro. I campi vennero distrutti, non fu prodotto cibo, la gente non mangiava, non potendo mangiare si ammalava e non poteva coltivare la terra,
che non produceva più cibo e questo ancora peggiorava: meno cibo, più malattie, nessuno coltiva la terra, ancora meno cibo, ancora più malattie e così via. Alla fine di questo disastro, agli inizi del secolo successivo, compare all'orizzonte un altro popolo. Un popolo che con solo 50.000 guerrieri invade l'Italia e ci si piazza per quasi 2 secoli, i Longobardi. Ma ne parleremo la prossima volta. Grazie per l'attenzione.